Onori al comandante logistico della Marina Militare. Saluto l'ammiraglio di squadra Edoardo Serra, comandante logistico per la Marina, mio anziano al collegio militare Francesco Morosini di Venezia. La sua presenza non fa che dare spessore a questa cerimonia semplice, ma significativa allo stesso tempo. Saluto il generale di Corpo d'Armata Luigi Robusto, comandante interregionale Carabinieri Kulqualber, amico fraterno in terra siciliana. L'assessore Edi Bandiera, rappresentanza del governatore della regione, Sua Eccellenza Reverendissima l'Arcivescovo Metropolita Salvatore Pappalardo, il nuovo prefetto di Siracusa, dottor Luigi Pizzi, il sindaco di Augusta, amica, avvocato Cettina Di Pietro, e tutte le autorità civili, religiose e militari, le associazioni combattentistiche d'arma, le sorelle della Croce Rossa, gli amici che ci hanno raggiunto da tutta la Sicilia e dal continente, che hanno voluto condividere con la famiglia marinara il significativo momento di questa giornata. Un saluto ai cittadini di Augusta e al loro gonfalone, testimoni del consolidato legame tra la città e la Marina Militare. Un saluto in particolare agli ufficiali, ai sottufficiali, ai marinai, al personale civile della difesa e alle loro famiglie, alle rappresentanze sindacali. Oggi questo commiato lo dedico a chi mi è stato vicino, a chi mi ha voluto bene e che ha creduto in me. Mi rivolgo soprattutto e in primis al mio staff, al mio stato maggiore, ai miei comandi dipendenti e a tutti gli uomini e le donne che mi hanno seguito. Per 4 anni ho assorbito la vostra energia e ho cercato di riflettere su quello che voi mi mostravate ogni giorno: cuore, carattere, idealismo. Anche quando le cose sono fatte toste e a volte anche un po' frustranti, non avete mai lasciato che si perdesse il lavoro, le cose migliori di voi. Parlare con voi mi ha mantenuto onesto, ispirato e desideroso di andare avanti. Ogni giorno ho imparato qualcosa da voi. Mi avete reso un ammiraglio migliore, un uomo migliore. L'unica cosa che mi rende più orgoglioso di tutte le cose buone che abbiamo fatto insieme è il pensiero di tutte le cose formidabili che farete da qui in poi. Non dimenticherò mai l'effetto e il rispetto che ho trovato in questa terra. Chi verrà dopo di me troverà terreno fertile per nuovi progetti, per nuove sfide. Ecco perché lascio questa terra più ottimista di quanto fossi quando sono arrivato. Cari tutti, servirvi è stato il mio più grande onore della mia vita. Non ho intenzione di fermarmi. Sarò accanto a voi, da cittadino, per tutti i giorni che mi rimangono. Per adesso, che siete giovani o giovani nel cuore, ho solo una cosa da chiedervi, la stessa che ho chiesto a me da quando avevo 16 anni. Vi chiedo di crederci. Credete nella vostra abilità al rinnovamento, credete in questa bella Italia e in questa meravigliosa terra. Viva la Sicilia, viva la Marina Militare, viva l'Italia! Ufficiali, sottufficiali, graduati e truppa, personale civile della difesa, in nome del Capo dello Stato. Riconoscerete il contrammiraglio Andrea Cottini quale comandante marittimo per la Sicilia. A
ora luogo il cambio delle insegne di comando, salutate da una salva d'onore di 28 colpi. E qua, senti! Aspetta! Onori all'insegna di comando dell'ammiraglio di divisione Nicola De Felice! Mai ne insegna! Onori all'insegna di comando del contrammiraglio Andrea Cottini! Alza insegna! Inizia la seconda serie. L'insegna di comando viene ora consegnata all'ammiraglio di divisione Nicola De Felice per custodirla in ricordo del periodo di comando. Ammiraglio Serra, sono certo di poterle assicurare tutto il mio impegno e la mia determinazione nell'affrontare questo incarico. Come mi disse un amico comune, Monsignor Renato Pizzigallo, all'atto della mia cessione di comando alla stazione navale Mar Grande di Taranto, lo sai come ti chiamano i tuoi uomini, l'ammiraglio del fare e non dell'apparire. Oh, ringrazio l'ammiraglio De Felice per quello che mi lascia e per come lo lascia. Una realtà fatta di uomini e donne, civili e militari, professionalmente ben preparati e motivati. Una realtà che ha grandi prospettive di crescita e che io, insieme ai miei collaboratori, cercheremo di portare avanti al solo scopo di accrescere le potenzialità della Marina Militare e della città di Augusta. Non è una giornata semplice. Non è una giornata semplice per tanti motivi. L'avvicendamento alla guida di un comando marittimo è un momento molto particolare. Pochi conoscono la realtà di un comando marittimo, una realtà complessa, con una duplice valenza. Una valenza logistica, e questo giustifica la mia presenza, perché grazie alle strutture il comando marittimo fornisce supporto allo strumento navale. È uno dei principali artefici del supporto allo strumento navale. E ha una valenza territoriale. Di fatto è il rappresentante del Capo di Stato Maggiore della Marina sul territorio. Il comando marittimo è un comando prestigioso, un comando difficile. Senza capacità, senza entusiasmo, è difficile riuscire a portare a termine tutte le attività che bisogna affrontare. Lui l'ha fatto con la professionalità di sempre, con l'entusiasmo di sempre. Lo ha fatto capitalizzando alcuni elementi che gli sono stati favorevoli. Prima di tutto la terra di Sicilia, che io conosco per aver fatto il mio primo comando da tenente di vascello in Sicilia. Lo ha fatto perché ha avuto il tempo e la pazienza e la determinazione di darsi degli obiettivi e riuscire a conseguirli. Ha avuto uno stupendo equipaggio, come sanno essere gli equipaggi siciliani, personale militare e civile che ha condiviso la sua voglia di riuscire a conseguire gli obiettivi. All'ammiraglio De Felice subentra nel comando l'ammiraglio Cottini, ottimo conoscitore della terra di Sicilia,
L'ammiraglio Cottini in questo suo nuovo impegno potrà trarre forza e determinazione nell'apporto di dedizione e di professionalità che è proprio del personale di Mare Sicilia e dei comandi dipendenti. Sono certo che saprà mettere a frutto l'eccellente eredità lasciata dal suo predecessore. All'equipaggio di Mare Sicilia auguro ogni bene e approfitto della situazione per fare i miei più sinceri auguri per le prossime festività a voi e alle vostre famiglie. Grazie a tutti, viva la Marina, viva l'Italia.